Desidero rivolgere un pensiero particolare a chi inizia l'anno scolastico nei comuni colpiti dal terremoto. Ne ha parlato poc'anzi la Ministra. In quelle regioni la priorità degli interventi è stata la continuità scolastica. In quei luoghi, segnati dal dolore, ma non dalla rassegnazione, le scuole sono rimaste sempre aperte, anche in strutture provvisorie. Vi saranno nuove sedi, costruite con criteri moderni antisismici. La scuola che continua è segno di speranza, la garanzia della ripresa, la prova della vitalità di quelle comunità. Ringrazio con i comuni e le regioni il Ministero dell'Istruzione, i dirigenti, i docenti, i volontari e i donatori che hanno reso possibile raggiungere questo straordinario risultato.